Ragazzi, ben trovati. Oggi parliamo di stacchi da terra usando i kettlebell, un esercizio ottimo per rinforzare le gambe, in particolare per lavorare sui glutei, sui posteriori delle cosce, in generale per tutta la catena posteriore. Allora, inizialmente ti consiglio, se sei un principiante, di approcciare questo esercizio con i kettlebell, perché è più facile. Con il bilanciere bisogna avere una certa tecnica, e anche se non hai una buona mobilità è difficile all'inizio approcciarlo col bilanciere. Quindi i kettlebell semplificano un po' la vita. Allora, andiamo a vedere lo stacco da terra. Arretro bene con i glutei, tibie perpendicolari al terreno, petto in fuori, da qua spingendo con i talloni a terra vengo su, e da qua bene il petto in fuori. Okay. Bisogna, per farlo bene, per farlo in maniera sicura ed efficace, per evitare di farsi male alla schiena, soprattutto poi quando vai a caricare, devi arretrare bene indietro con i glutei, ruotando bene il bacino in avanti. Arretri bene con i glutei e allo stesso tempo pieghi le gambe, fino a che, distendendo le mani, riesci a trovare il peso. Da qua spingi bene con i talloni a terra, petto in fuori, raddrizzi le gambe e allo stesso tempo vieni su con le anche. 1, 2. Evita di farlo mantenendo le gambe praticamente distese, solamente a carico del busto. Qua ci va una grande mobilità, ed è un'altra versione, si chiama lo stacco rumeno. Oppure evita di farlo invece solo a carico delle ginocchia, quindi facendolo in questo modo, che sembra non è nient'altro che uno squat un po' sporco. Quindi a metà metà, anche ginocchia, quindi arretro bene indietro con i glutei, piego le gambe, trovo il kettlebell, il petto in fuori, raddrizzo le gambe, raddrizzo le anche. Ok? Ogni volta che lasci toccare a terra, da qua senza perdere la posizione, senza fare questo, senza venire avanti con le ginocchia, le tibie sempre perpendicolari al terreno, petto in fuori e vengo su. Bene, esercitati in questo esercizio anche come esercizi complementari anche al repertorio di esercizi calistenici per lavorare al meglio sulle gambe. Ti auguro un buon allenamento e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!